Ecco, noi stiamo registrando in piena estate, quindi mi auguro che quando queste puntate andranno avanti ci sia un po' di frescura, però la natura ci invita a pregare. Quanti di noi, per esempio, hanno trascorso l'estate nei monasteri, tra la natura? Francesco d'Assisi si ritirava proprio a Laverna o in altri mille posti, perché non si è ritirato solo a Laverna, per pregare, per entrare in contatto con il Signore. E anche lui, come Padre Pio, come abbiamo visto ieri, aveva continuamente presente nella sua vita, nel suo intelletto, il pensiero di Dio. E voglio riprendere un attimo, facendomi aiutare sempre da Padre Alessandro da Ripa Bottoni, con il libro Padre Pio e la preghiera, quello che ieri abbiamo accennato, cioè Padre Pio normalmente quando pregava si estraniava, ma anche quando poi il suo intelletto, il suo discorrere con l'intelletto, diceva Padre Pio, cioè la sfera umana prendeva il sopravvento sulla sfera spirituale, sulla sfera della preghiera, Padre Pio appunto non stava bene, non gradiva molto questo. Difatti dice che quando il continuo pensiero di Dio si allontana un po' dalla mente, che cosa succede a lui? Padre Pio a un certo punto si sente toccare da nostro Signore. Cioè Padre Pio, anche quando non pregava, come è logico che sia, aveva questa continua intimità con il suo amato che è il Signore. E quando per un attimo il pensiero di Dio si allontanava dalla sua mente, quindi dalla sua sfera umana, Padre Pio si sentiva toccare da Gesù. Ma che bello, Gesù che lo tocca e gli dice: vedi Pioccio, che io sono sempre qui, E Padre Pio scrive, dice a un certo punto che si sentiva toccare da nostro Signore in modo assai penetrante e soave nel centro dell'anima. Che grande mistero! E il più delle volte Padre Pio piange, versa lacrime di dolore, perché dinanzi a questo allontanare dalla sua mente il pensiero di Dio, lui si sente peccatore, infedele, e quindi, pensando al dolore di Gesù, come lui dice, versa lacrime di tenerezza. Ma lacrime di tenerezza, ed è Padre Pio che lo dice, per aver un padre sì buono e sì attento a richiamarmi alla sua presenza. Ma che bello oggi sentire che questo Gesù toccava l'animo di Padre Pio e che Padre Pio si commuove. Si commuove appunto per la tenerezza, per l'amore di questo Gesù. Per questo Padre, come abbiamo ascoltato, che mi ama, che mi vuol bene. Ecco, riflettiamo un attimo. È vero, non tutti siamo, non possiamo essere come Padre Pio o gli altri santi, ma la profondità del mistero della preghiera in Padre Pio ci deve far riflettere sulla qualità della nostra preghiera, sullo stile della nostra preghiera. Ci deve far riflettere se anche noi nel cuore, perché io sono convinto che anche a ciascuno di noi, in maniera diversa, il Signore è lì continuamente a toccarci l'anima per dire: vedi che io sono sempre con te, anche se tu ti dimentichi di me. Ma guardate, la differenza tra noi e Padre Pio qual è? Che Padre Pio aveva un animo continuamente intimo, legato a Dio. Noi siamo e abbiamo un animo coperto dalle distrazioni, e quindi questo tocco di Cristo spesso non lo avvertiamo. Ecco, che il Signore veramente ci tocchi dentro e noi possiamo avvertire questo suo tocco e possiamo versare lacrime di tenerezza per il suo amore. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!